ti dico che il nostro popolo ha reagito con coraggio a questa grande prova. Da Ruwenzori a Butare, dal nord al sud del Ruanda, i nostri fratelli e sorelle Hutu si stanno unendo per eliminare la minaccia Tutsi dalla faccia della terra. La nostra lotta si va allargando a tutte le città del Ruanda, fino ai piccoli villaggi. Tutto il Ruanda è unito in queste ore per la difesa della nostra patria. Fratelli, questa è la nostra terra e noi siamo Hutu Power. Cantano Habiman, tutti conoscevano la sua voce perché era lo speaker delle partite di calcio. E lui diceva: uomini e donne di tutto Ruanda, correte in strada e create una barriera. La testa del Tutsi deve rimanere lì. Deve rimanere lì. Tutto Ruanda deve intervenire. Tutti contro i Tutsi. Uccideremo tutti i Tutsi del paese. È arrivato il giorno del giudizio, fratelli. Libereremo il paese da tutti gli scarafaggi, è Dio in persona che ce lo chiede. Tutti devono combattere. E ricordatevi, chi si rifiuta di uccidere un Tutsi, anche se è uno di loro, è uno di loro. Fate fuori lui e tutta la sua famiglia, perché non servono più a niente. A niente. Tu sei Hutu, tua moglie Tutsi. O tu sei Tutsi. E tua moglie è Hutu. Non era mai importato niente a nessuno. Mai. Rubano la nostra terra, invadono le nostre città, sono una minaccia per la nostra gente. È ora di dire basta. Tagliate l'erba alta, fratelli. Uccidete tutti i Tutsi. Andate. Andate e riempite le fosse. Hanno finto di rispettarci con il sorriso sul volto, come fossero amici. E adesso? Eccoli di nuovo qui. Per farci fuori e riprendersi il potere. No, signore! L'unico rimedio è lo sterminio totale! E quando tu sei lì, pensi che a un certo punto si fermeranno. E in mezzo a uno spiazzo vedi un sacco di bambini usciti dalla scuola. E sono tutti lì. E sono tutti morti. E tu dici: non è vero. Fratelli! Questa è la nostra terra! E noi siamo Hutu Power!